Allora, amici, per iniziare la nostra borsetta facilissimo, dobbiamo iniziare dal fondo. Per il fondo, eh, vedete che poi inizierà il fondo la lavorazione del punto canestro, dobbiamo rispettare una sequenza di 4 più 1. Quindi 4 catenelle più 1. Io ho fatto già la prova per, con ovviamente se utilizzate lo stesso cotone e codoni. Altrimenti dovete fare o più catenelle o meno. Adesso vediamo a seconda della misura del fondo. E ho avviato 35 catenelle. Per cui, nel caso in cui invece vi trovate un altro cotone da lavorare, dovete sempre rispettare. Io ve le avevo già date prima, però ve le ridò le misure. La lunghezza di. Uh, la lunghezza quindi di 19 centimetri, poi lo spazietto che c'è oltre è occupato poi dal punto basso che farà da cornicetta. però dovete lavorare una catenella lunga 19 centimetri circa. Centimetro più è più gradito, meno no, perché se no diventa proprio piccolissima. Eh, già è piccola giusta così com'è. D'accordo. Quindi abbiamo detto 35 catenelle, naturalmente io vi farò qui un piccolo campioncino per cui non arriverò a 35, eh, vi mostro come, come iniziare il lavoro. Allora intanto ho preso il lecodonni, l'uncinetto 3,5 e inizio ad avviare le mie catenelle con la sequenza di 4 più 1. Quindi abbiamo 3, 4 più 1, 1, 2, 3, 4 più uno facciamo finta che siamo arrivati a 35 catenelle a questo punto io faccio un'altra catenella e con quella di prima già abbiamo una una maglia lavorata filo sull'uncinetto entriamo nella terza e lavoriamo questa seconda mezza maglia alta Tutta una fila di mezze maglie alte. Questo tipo di cotone è un po' sfilaccioso, come se fosse proprio una vera e propria corda, però poi ci prenderete la mano. Il mio giro, perfetto. Dopodiché, quando avete terminato il vostro giro di 35 in questo caso eh, mezze maglie alte 35 mezze maglie alte. Fate una catenella. Voltate il lavoro e ne fate un'altra. E ricominciate da capo. Dovete eh, lavorare 10, eh, 10 righe di mezze maglie alte. Io ne lavoro alcune perché poi devo proseguire con il punto canestro e farvi vedere come si fa. Anzi, prima del punto canestro, immediatamente prima abbiamo tutto un giro di, eh, di punto basso. Quindi termino alcune righe. Ne lavoro un'altra catenella, volto il lavoro, altra catenella. Vedete, entro subito nella, nel foro sotto. Chino termino. facciamo finta che siete già arrivati alle vostre 10 righe di 35 mezze maglie basse a questo punto dobbiamo fare tutta una cornice di, di punto basso facciamo una catenella ed entriamo eh, nello spazio subito sotto e lavoriamo una maglia bassa Dobbiamo tenere presente che il modulo di 4 più 1 deve essere rispettato anche a presso, per cui se terminiamo con il più 1, con il più 1 dobbiamo continuare a contare 4, quindi questa è 1, 2, 3, 4 più una perché avevamo iniziato con 4 più una continuiamo anche se si curva non ha importanza ecco è più facile perché già le maglie sono tutte tracciate 2 non è saltata neanche una Stessa identica cosa di quello che avevamo fatto prima. Per cui entriamo in questo spazio. Vedete, dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, continuiamo nello stesso punto girando 1 2-3. 4 E questa è l'ultima più una. Dopodiché si prosegue maglia per maglia anche dall'altra parte, cioè anche dove avevamo finito le mezze maglie alte proseguiamo per quest'ultima riga con le maglie basse. A voi verrà il contrario, da questa parte più lungo e qua più stretto. Io per motivi di tempo l'importante è che voi lavoriate quello che è appunto la sequenza di, che vi mostro io. Ok, una volta terminato il giro, vediamo se ancora una maglia da lavorare. Vediamo un po'. Una, due, tre, quattro, una. Una, due, tre, quattro, ancora una. E una. Ok. A questo punto chiudiamo con una maglia bassissima ed iniziamo il nostro lavoro del punto canestro dunque una e due quindi per il nostro punto canestro lavoreremo maglie alte questa è la prima maglia alta 2 3 4. Dopo aver fatto 4 maglie alte lavoriamo una catenella, saltiamo una maglia di base ed entriamo nell'altra maglia sempre lavorando le nostre 4 maglie alte 1 2 3 e 4 catenella. Saltiamo una maglia di base, andiamo nell'altra. 1 2 3 e 4 catenella. Saltiamo la maglia di base, andiamo, entriamo nell'altra. Una. Due. Tre. E quattro. Catenella, saltiamo la maglia di base, entriamo nell'altra. 1 2 3 4 catenella prendo un po' di filo saltiamo una maglia di base, attremo nell'altra nell'altra maglia di nuovo 1 2 3 4 catenella saltiamo la maglia di base e ci andiamo ad unire. Con eh, le due, la, la seconda catenella del, dell'inizio giro, però invece di inserire direttamente l'uncinetto nella prima catenella, lo, in, lo inserisco da dietro, vedete? Perché adesso. Queste quattro maglie maglie alte noi le lavoreremo a costa esterna, quindi lavoreremo un'alternanza di quattro maglie alte a costa esterna e quattro maglie alte a costa interna. Dunque lavoriamo le nostre due catenelle, filo sull'uncinetto, questa seconda maglia alta ovviamente la prendiamo in questa maniera, l'uncinetto quindi passa dietro, vedete così, agganciamo il filo. E lavoriamo la seconda maglia alta filo sull'uncinetto, entriamo dietro, la terza maglia alta. Prendiamo il filo di scappata, e lavoriamo la terza così, e adesso la quarta, sempre dietro. In questa maniera prendiamo il filo e la lavoriamo sempre la nostra catenella immancabile, prendiamo il filo. Abbiamo lavorato le quattro maglie alte a costa esterna. Adesso lavoreremo le quattro maglie alte a costa interna. Per cui faremo così: quindi se prima avevamo preso la maglia alta eh, in questa maniera, rilievo in avanti, adesso la prenderemo a rilievo dietro. Quindi aggireremo questa gambetta della maglia alta vedete l'uncinetto comparirà davanti a voi prendiamo al solito il filo se vi viene complicato cercate di allungarlo un po' e chiudiamo seconda maglia alta a costa interna o a rilievo di edin sul retro come volete prendiamo il filo questa è la quarta catenella vedete come viene l'effetto come se fosse un intreccio e sul retro si vedrà il negativo del nostro lavoro e proseguiamo adesso è la volta della costa esterna o a rilievo di fronte quindi perché mi scappa sempre una due tre e quattro Cadenella. e adesso è la volta delle quattro maglie alte a costa interna e quindi Una... e poi di nuovo a costa esterna una quindi catenella abbiamo fatto prima una due tre e quattro catenella Adesso, vedete, questa è l'ultima, accosta interna. Una. Due. Tre. E 4 sempre la solita catenella. Dopodiché cerchiamo la maglia alta. La prima maglia alta del giro a questo punto. Laddove avevamo la maglia, la, la costa esterna. Dobbiamo lavorare la costa interna. Per cui entriamo intanto nella seconda catenella per bloccare il giro. In questa maniera, dopodiché vi, vi mostro come ho fatto, dopodiché faccio così, rientro da dietro, prendo il filo, scusate ma allora ve lo, ri ve lo faccio rivedere. Allora, dopo che ho chiuso con una maglia bassissima nella seconda catenella, ho fatto questa rotazione, sono entrata nello spazio costituito dalla catenella sotto, passo davanti la prima maglia alta, prendo il filo, lo faccio uscire insieme all'uncinetto e chiudo. Se lo fate tirante come ho fatto io, naturalmente avete un po' di problemi. Ok, dopodiché altra catenella e questa è la prima maglia alta. Proseguiamo con la seconda maglia alta al solito. Filo sull'uncinetto. Terza e quarta. Al termine sempre catenella. Adesso qui avevamo le quattro maglie alte a costa interna. Ovviamente dobbiamo adesso cambiarle e lavorare quattro maglie alte a costa esterna. Quindi il solito filo sull'uncinetto. Passiamo dietro, prendiamo il filo e chiudiamo di nuovo. Passiamo dietro questa seconda maglia alta. E chiudiamo la terza e chiudiamo filo sull'uncinetto e la quarta catenella e proseguite così adesso con queste quattro maglie alte a costa invece interna, perché queste erano esterne prima e quindi passiamo da sotto, andiamo dietro, prendiamo il filo, lo facciamo uscire e lavoriamo una maglia alta. Proseguiamo così E quarta catenella, adesso è la volta delle maglie alte a costa esterna e quindi avete ben compreso come si deve continuare, come si deve proseguire questo lavoro. Continuate così fin quando non avrete raggiunto l'altezza dalla base. Quindi, di ben allora aspettate un po' 17 centimetri quando avete raggiunto uh, l'altezza di 17 centimetri. Vi fermate a questo punto. Continuerete lavorando due giri di me, una, due, tre giri di mezze maglie alte e altri tre giri di eh, maglie basse d'accordo e basta e abbiamo finito il nostro lavoro staccate il filo poi eh, vi ho spiegato come poter rivestire come lavorare la fodera come si cuce la fodera e adesso noi passeremo alla spiegazione di, di questi fiorellini di come eseguire questi fiorellini Dobbiamo creare adesso la chiusura della nostra borsa. Una volta che abbiamo terminato di foderarla, dobbiamo creare un, eh, una sorta di eh, fettuccia che, a, che passi a cavallo della borsa e poi chiuda con un bottone automatico, un bottoncino eh, o un altro sistema di chiusura. Poi vedremo eh, la nostra borsetta. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro codonni, l'uncinetto 3,5 e iniziamo da un cerchio magico, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una catenella, così, entriamo nuovamente dentro il nostro cerchio magico e lavoriamo una maglia bassa e stringiamo. A questo punto lavoreremo degli aumenti nella stessa eh, maglia bassa di base ne lavoriamo 3 questo per iniziare 1 2 e 3 un'altra catenella, voltiamo il lavoro e all'interno della prima e della terza dell'ultima quindi eh, maglia bassa noi faremo un raddoppio un aumento quindi una eh. e due mentre la maglia bassa centrale rimane singola così E finalmente arriviamo alla maglia bassa laterale dove ne lavoriamo due, una e due, catenella, voltiamo il lavoro anche per questo giro, alle estremità lavoreremo un aumento scusate. mentre le maglie centrali rimarranno nello stesso numero 2 e 3 e di nuovo l'ultima maglia aumento 1 2 accostiamo la nostra borsetta per vedere se ci può piacere. Io direi di allargarla ancora un pochino. Per cui ancora un altro giro con gli aumenti alle estremità 12 centrali singole. Piaciuta come mi è venuta questa e ancora ultima raddoppio una e due che ne dite ci fermiamo o allarghiamo ancora io direi di allargarla un'altra un volta e basta tutte singole tranne l'ultima 2 quindi siamo giunti a un numero di maglie dove contando il primo raddoppio sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. E ci fermiamo qui come aumenti. Adesso dobbiamo proseguire mantenendo lo stesso numero di maglie. Catenella, voltiamo il lavoro e procediamo, soltanto che stavolta procederemo con tutte e mezze maglie alte, per cui aggiungiamo un'altra catenella all'inizio, filo sull'uncinetto, rientriamo nella stessa Lavoriamo mezza maglia alta e così per tutte le altre. Adesso io proseguirò e poi ad un certo punto vi dico quanti centimetri misura questa chiusura della borsa. Ecco fatto, abbiamo realizzato la nostra chiusura per la borsa. Quindi eh, avendo terminato gli aumenti che mi hanno portato ad un totale di 11 maglie basse, ho poi eseguito 8 giri di mezza maglia alta di ripetizione di queste 11 maglie. Poi mi sono fermata, lascio il filo lungo perché mi serve per fissarlo alla borsa, poi taglio. Ovviamente blocco, blocco il filo. A questo punto mi procuro l'ago della lana perché il filo è molto, è molto spesso. Scusate. Faremo passare il filo e dobbiamo bloccarlo, bloccare proprio al centro della nostra borsa, quindi pieghiamo in due la nostra borsetta prendiamo il nostro metro la misuriamo e qui ci dà 21 centimetri quindi 21 centimetri pressa poco a 10 e mezzo quindi siamo super giù qui come punto centrale me lo segnerò con un segnapunto, ovviamente è idealmente. A questo punto riprendiamo la nostra chiusura della borsa. Cerchiamo di interpretare. 1, 2, 3, 4, 5. Esatto, proprio il centro. A questo punto, dobbiamo fissarla. Entreremo nella trama. E cuciremo la nostra piccola pattina. E procedete così fin quando non avrete completato la cucitura. Ecco fatto, perfezionata la nostra chiusura. Ho aggiunto due automatici, due bottoni eh, calamita e poi ho cucito un altro, un altro fiorellino per coprire chiaramente il dischetto della calamita di sopra.